L'organizzazione messa in campo dalla Capitaneria è fatta di norme di un'organizzazione di uomini e mezzi che viene messa in campo durante tutto il periodo dell'operazione, che va dal 18 giugno al 18 settembre. In questo periodo la Capitaneria, oltre ad essere operativa sul campo, è anche a disposizione degli utenti del mare con delle postazioni fisse che saranno attive per tutto il periodo dell'operazione e che daranno la possibilità agli utenti del mare di rivolgersi in Capitaneria per ottenere quelle informazioni di riferimento per chi va per diporto, per chi invece vive il mare l'estate sulle nostre spiagge. Per andare ulteriormente incontro per aumentare le possibilità di accesso a questo tipo di informazioni, quest'anno noi attiveremo una cartella sul nostro sito istituzionale che è www.guardiacostiera.gov.it/Mazara del Vallo, in cui faremo confluire oltre alle norme di riferimento, dall'ordinanza di sicurezza balneare alle altre ordinanze che costituiscono il pacchetto di sicurezza emanato quest'anno per la stagione estiva in corso, faremo confluire tutta una serie di informazioni che vanno dal decalogo del diportista, dei consigli utili per i bagnanti o a informazioni legate nel caso di rinvenimento di tartarughe spiaggiate o quant'altro, che daranno la possibilità a tutti di acquisire, di accedere a quelle informazioni che potrebbero essere utili per un rapido intervento sia nel caso di situazioni di emergenza che da parte nostra dal punto di vista amministrativo. I recapiti della Capitaneria sono sia telefonici che ormai via web, però per chi va per mare ma anche sulle spiagge il numero blu a livello nazionale è il 1530, è un numero che dà la possibilità da qualsiasi cellulare di mettersi in contatto con la Capitaneria più prossima alla zona della chiamata, quindi a differenza di altri anni quando digitando il 1530 rispondeva alla sala operativa del Comando Generale, dall'anno scorso e anche quest'anno, digitando il 1530, si smetterà in contatto direttamente con la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, che è la più vicina alla chiamata. Quest'anno la flotta delle unità navali della Capitaneria di Porto si è arricchita di un gommone che ha la sua storia. Si tratta di un gommone che era stato utilizzato per l'immigrazione clandestina e che è stato sequestrato e confiscato dal Tribunale. La Capitaneria di Porto di Mazara si è proposta per evitare la distruzione del gommone, perché come tutti i beni destinati all'attività clandestina deve essere distrutta per legge. Noi abbiamo chiesto e ottenuto dalla Procura di Marsala di vederci assegnato questo gommone e grazie anche poi all'autorizzazione finale del Comando Generale questo gommone è stato assegnato con la sigla 101 alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e da quest'anno, da oggi, farà parte della flotta di Mazara impiegata proprio nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. Si tratta di un gommone particolarmente performante di 250 cavalli di 7 metri che consentirà di coprire tutta la fascia di mare che va da Torretta Granito alla Seninunte e quindi dare la possibilità alle unità della Capitaneria di coprire tutto il litorale di giurisdizione che poi sarà ripartito tra le altre unità della Capitaneria.